ministeri e difesa, poi ministeri e soprattutto con gli esperti. Esperienza numero due, come si chiama la carta d'entrata? Perché è per questa gente interessante parlare con te? Perché? A chi posso dire immediatamente? Non è per la critica. La porta aperta a una persona che dice che voi siete mali, forse perché siete nati mali, o siete diventati mali, non lo so, ma tutto questo che loro fanno è stupido, brutale, violento, eccetera. Non è che loro non hanno il sospetto che questo potrebbe essere vero, e danno la colpa in generale agli Stati Uniti. Ma questo non è il messaggio. Nemmeno è il messaggio e l'analisi tra le altre. E l'analisi che questo conflitto è incominciato nel 1853, eccetera, 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 e allora viene tutta la tesi PhD di una persona. Una cosa che è importante capire, loro non hanno tempo per questo, che è un argomento completamente accettabile. So dove la carta d'entrata? Una proposta buona. Una proposta buona. Una proposta con tre caratteristiche, la 3C, costruttivo, concreto, creativo. Ma so costruttivo è il contrario di critica. Concreta è il contrario di astratto. Non si tratta che bisogna mediare, bisogna avere dialogo, tutti sappiamo questo. Si tratta di una cosa molto concreta. E numero tre, il creativo c'entra un elemento nuovo. Poi c'è anche un elemento di sorpresa. E perché? Perché se si potesse risolvere il conflitto senza elementi nuovi, Dario avranno fatto. Bisogna un elemento nuovo, la trascendenza, trascendere. Se qui vado immediatamente un esempio, è un esempio pedagogico, non necessariamente l'esempio molto più importante, ma la guerra fra Ecuador e Perù nelle Ande, a un'altura di 5.000 metri. E si trattava di 50 km quadrato, non tanto, non tanto, e perdonami, 500, un pochino di più, 10 volte più, ma non tanto. E questa era una zona non dove non hanno preso la decisione dopo la guerra del 41 fra Perù e Ecuador, dove è il confine e perché non l'hanno fatto? Perché non hanno nessuna idea del territorio, perché era troppo alto e non hanno fatto la mappatura di tutto questo. La geografia era sconosciuta. Allora hanno fatto molto sforzo, molto, molto tentativa, e il problema era definito. Come possiamo tirare un confine? È un confine che ha un elemento magico che ispira consenso. Un fiume, non c'era nessun fiume. Un spartacqua. Spartacqua c'era, ma la spartacqua non aveva una struttura chiara. E il confine dovrebbe avere un tipo di estetica. Una curva non troppo complicata. E naturalmente gli inglesi hanno avuto sempre una risposta a questo. La curva meno complicata si chiama una linea dritta. Se lei vede la carta e lei vede alcune linee dritte, è molto chiaro che
gli inglesi sono stati qui. E questo si deve parzialmente all'insegnanza di geometria euclidiana nei licei inglesi. Hanno insegnato troppo. La geometria di Gauss avrebbe stato molto, molto molto meglio, ma qui, per dare una cosa, per dire una cosa evidente, la geometria di Gauss viene di un genio che ha vissuto negli Stati Uniti negli anni 60, 70, 80 e hanno tenuto queste linee prima di questo. Allora, l'elemento nuovo che io ho introdotto era l'elemento di non tirare una linea ma amministrare questo come un condominio. E l'ex presidente, molto creativo professore Galton, lei conosce l'America Latina, lei è vissuto qui, lei parla spagnolo, lei conosce la storia di tutto questo, questo è molto molto creativo, ma è troppo creativo. Troppo creativo. Io, lui ha detto, ho partecipato 30 anni nelle conferenze e nessuno ha detto questo. Occorre almeno 30 anni di più per abituarsi a questa idea. E dopo questo ancora 30 anni per farlo. Sono 60 anni, non possiamo vivere con questa guerra 60 anni di più, è impossibile, però mille grazie. Allora, ha costato 3 anni. L'ex presidente forse un pochino vecchio, forse avevano, forse lui ha avuto troppo prestigio nella partecipazione di tutte queste conferenze e sempre con l'idea di tirare una linea. Perché una linea? Viene del diritto romano. Dividere la realtà in possessioni e la umanità in coloro che hanno dominio di questo. E allora dominio, la filosofia del dominio. E lui naturalmente era professore di diritto internazionale e con la base di diritto romano. So, naturalmente abbiamo discusso questo un pochino e lui ha detto sì, il mio modo di pensare viene del diritto romano. Cioè che Roma naturalmente ha la colpa e la colpa collettiva degli italiani è evidente. È evidente, ma io non. Io dico che è sempre una cultura profonda e che il radice del modo di pensare viene dalla cultura profonda. E questa cultura profonda determina la cosa e bisogna cambiare questo. Aspetta. Si è stancato un po'. Non è un evento di CIA. No, ma è un po'. La CIA ha fatto il suo lavoro di processo e allora posso incominciare di nuovo. Un elemento di sorpresa, un elemento nuovo. La formula di questo elemento nuovo si chiama creatività. Allora, è possibile? Io credo che francamente questo non funziona. Non funziona. Allora.